Buongiorno, volevo completare un po' il discorso del video di ieri nel quale parlo di pazienza e perseveranza, naturalmente, no? Perché l'una si compendia con l'altra. Ma ragazzi, c'è un discorso molto semplice da fare. La Juve, a differenza, siccome mi è stato portato l'esempio dell'Atalanta che va a asfalto allo Stoccarda che aveva battuto la Juve. L'Inter che comunque ce la fa nonostante una partita molto difensiva ad un certo punto con quell'episodio di Sommer che adesso sta scatenando naturalmente anche il web perché poi il mondo del calcio è vario, no? Perché succede una cosa con Di Rigore l'Udinese tutti ad accanirsi perché doveva essere rigore adesso qua Sommer ripete quello che era successo a Firenze, e allora da parte, parlo di social, da parte interista, eccetera, allora questo non è fallo, ma era fallo quello di Gregorio. Allora, cioè, non, cioè bisogna mettersi un po' d'accordo. Evidentemente c'è troppa soggettività, ecco, di decisione. Quindi va bene, ma non voglio entrare adesso nell'argomento specifico, era per dare un'idea di quanto ovviamente il calcio sia molto vario ed ognuno pensi ovviamente all'orticello di casa propria. Qualcuno ha provato a sottolineare che ieri l'Inter ha vinto di corto muso come la Juve di Allegri. Se fosse successo alla Juve di Allegri lo avrebbero massacrato, e invece per l'Inter è stata una grande impresa. Poi ci sono interisti che dicono è stata la prima che si è vinta così. Vedete da un niente si può veramente ampliare il discorso e si possono scatenare delle polemiche veramente assurde e fine a se stesse, perché poi alla fine non si arriva mai a capo di nulla, ok? Detto questo, tornando a bomba alla Juve, il discorso relativo alla Juve è un po' il discorso relativo al Milan, cioè questo sali scendi. Squadre che fanno grandi prestazioni, le alternano con prestazioni di livello inferiore. Il Milan va a vincere a Madrid, va a vincere a Madrid e sembrava, doveva essere l'epitafio di Fonseca. Adesso Fonseca è tornato di nuovo un mago, un mostro, era già successo prima quando perdeva, poi vince, è un grande, perde di nuovo, non ci capisce niente, speriamo che vada via. Adesso con Thiago Motta la stessa cosa, vince le prime due, è un fenomeno, poi sbaglia e cambia. Allora, quando mi portate esempi di Inter e Atalanta, giusto per citare le due squadre che in questo momento stanno viaggiando ad un ritmo molto, molto importante, stiamo parlando di due realtà ampiamente consolidate. Cioè l'Inter è allenata da Simone Inzaghi, credo ormai da 4 anni, adesso non ricordo bene, comunque da diversi anni. Per necessità anche di mercato, di disponibilità finanziaria, eccetera, non ha mai rivoluzionato la sua rosa, ha fatto sempre degli innesti andando a cercare magari parametri zero, eccetera, ma di rivoluzione dell'Inter negli ultimi anni non si può parlare perché l'Inter non avrebbe nemmeno potuto compierla. Atalanta vende uno o due pezzi, poi ne prende degli altri. Anche con l'Atalanta, stiamo parlando di un allenatore come Gasperini, che se non sbaglio è lì da 7-8 anni. Cioè, sono realtà talmente consolidate che farebbero notizia se non dovessero ottenere determinati risultati. Hanno meccanismi, come si dice in questi casi, collaudati. Vanno, giocano a memoria, si conoscono alla perfezione tra di loro. I giocatori non è che devono conoscersi, arrivano uno o due elementi ed è molto facile integrarli nella rosa. Poi sicuramente Inzaghi è bravo, Gasperini è bravo, mettete assieme tutte queste cose, ma la continuità del lavoro crea una mentalità. E c'è la mentalità che tu metti sul campo, che è quella vincente, poi c'è la mentalità che in realtà si chiama più che altro filosofia di squadra. E se tu hai una filosofia di comportamento tecnico, tattico, eccetera, eccetera, consolidata in più anni, beh, le cose ti vengono naturali, ti vengono ovvie, ti vengono senza pensarci. Quando tu cambi un progetto, prendi un allenatore nuovo, prendi giocatori nuovi, lui ha cambiato 8 giocatori, ha fatto 8 acquisti la Juve, in più ha preso gente che veniva anche dalla Next Gen.
Ma prova a metterli assieme tutti. Ma prova, provate a metterli assieme tutti e creare subito un'identità o in poco tempo un'identità. Ma ci vuole del tempo. In più, mettiamoci che Thiago Motta ci gioca il carico perché continua a cambiare formazione, ma perché questa è la sua, ok, filosofia. E ne abbiamo già discusso, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma va comunque sempre rispettata perché è quella dell'allenatore, di un allenatore di calcio che sicuramente ne sa più di me e più di voi, messi assieme, perché fa l'allenatore professionista in Serie A. Quindi poi può sbagliare anche lui, ha diritto ad essere criticato anche lui, per carità di Dio, ci mancherebbe altro perché non esiste nessuno di perfetto, uno solo, ok? Quindi, però... Perché ho detto ieri bisogna fidarsi? Ma perché non ho mai pensato che un allenatore voglia andare allo sbaraglio e perdere le partite o gli piaccia perdere le partite o pareggiarle. Ad ogni allenatore piace vincere le partite, ma ci arriva attraverso il proprio credo. Allora, ci sono allenatori più malleabili, ok? Ci sono allenatori meno malleabili. Ma fa parte della loro personalità, della loro filosofia. Bisogna fidarsi perché è l'allenatore della Juve. Tutto qua. Se poi fallirà, nel senso che non porterà a casa niente per 1, 2, 3 anni, c'è una società e prende i suoi provvedimenti e le sue decisioni. Ok? Non è che bisogna fare delle campagne per mandare via l'allenatore pensando poi che l'allenatore sia stato mandato via perché si sono fatte delle campagne. Questa è presunzione. Questa è grossa presunzione. Non c'è un briciolo di umiltà in tutto questo, ok? Questa è grossa presunzione. L'allenatore Allegri è andato via non perché c'è stata una campagna contro Allegri, non perché ci sono stati condottieri contro Allegri, è andato via perché non era più in accordo con la società, perché è successo quello che è successo. Fine del discorso, ok? C'è sempre la società che decide, non è la gente che decide. Ma questo lo dicevo anche l'anno scorso. Quindi, e poi adesso parlare addirittura, perché siccome leggo... Devono mandarlo via, devono cambiare, doveva venire Conte. Il doveva non si è verificato. La società Juventus ha fatto una scelta precisa, poteva tornare Conte, ha scelto Thiago Motta, segue questa linea. Thiago Motta è appena arrivato, sta assemblando una squadra, sta sperimentando una squadra. È normale che stia sperimentando. Leggo, a furia di sperimentazioni non si vince niente. Non è vero. Non è vero, perché le sperimentazioni poi finiscono. Finiscono. E una selezione, per quanto un allenatore faccia giocare praticamente sempre tutti, una selezione poi alla fine è naturale. È naturale. Quindi deve passare il messaggio che questo è un anno zero nel quale tutto quanto si raccoglie di più è ben accetto da parte della Juve ed è normale che sia così. Poi capisco che la gente della Juve, il mondo della Juve è abituato a vincere, lo fa dal 1897, praticamente da quando è nata, e se sta un anno, due, tre senza vincere qualcosa, c'è il mugugno, il tifoso vuole vincere. Ragazzi, il tifoso vuole vincere. A proposito poi di gioco, bel gioco e quant'altro, sentivo tifosi interisti stamattina a Radio Sportiva che tranquillamente, chissà perché, dicevano chi se ne frega. Se abbiamo giocato male, se l'Arsenal ci ha messo sotto, se ci poteva essere un rigore per l'Arsenal, 3 punti e a casa. E allora di cosa stiamo parlando? Di bel gioco, di spettacolo e quant'altro o di risultato che conta? Ragazzi, perché poi insomma, non mi fate dire quei proverbi che sono tutti con quello degli altri. Ragazzi, alla fine conta portare a casa il risultato, eh? E l'Inter sta viaggiando in Champions, ok? Però con tutte le attenuanti possibili, questi 7 punti della Juve in 4 partite, come ha detto giustamente Thiago Motta, sono lo specchio di questa squadra in questo momento. Poi, attenzione, magari approfondiamo il discorso questa sera perché è un tema interessante, perché adesso noi stiamo facendo tanti bei discorsi, ok? Poi però c'è una classifica che parla, e se guardate la classifica di Champions, ma non solo la Juve, eh? La Juve undicesima, c'è il City che è decimo, c'è il Bayern che è diciassettesimo, c'è il Real Madrid che è diciottesimo e c'è il Paris Saint-Germain che in questo momento sarebbe a casa, è venticinquesimo. Sono
sono state giocate quattro partite, ne mancano altre quattro e adesso la classifica comincia a farsi pesante, i punti e le partite cominciano a diventare pesanti. Ok? Ma ne parliamo magari questa sera, oltre ad alcune robettine di mercato. David, Zirze, c'è qualcosa che gira. Iscrivetevi al canale, ci vediamo questa sera. Ciao ciao ciao!